Esistono vari pazienti. Diciamo, un primo dato è che la stragrande maggioranza delle nuove infezioni è dovuta alla trasmissione sessuale del virus. Esistono poi diverse altre caratteristiche, profili di paziente. C'è il giovane che ha contratto l'infezione attraverso rapporti omosessuali, c'è il soggetto più avanti negli anni, ultracinquantenne, eterosessuale, c'è la donna, ci sono i pazienti stranieri, quindi direi che questa malattia non ne possiamo più dare una rappresentazione univoca dal punto di vista epidemiologico, come fu fatto, tra l'altro con risultati anche, come dire, non sempre positivi anni e anni or sono, ma oggi è una malattia che interessa tutta la popolazione sessualmente attiva. La ricerca con le nuove terapie, noi siamo riusciti oggi è possibile cronicizzare questa infezione. Cronicizzare vuol dire controllare nel tempo la replicazione del virus grazie alle terapie. Il paziente in terapia viene soppressa la carica del virus e si ottiene un buon recupero immunitario e il prolungamento della vita e anche un miglioramento dei sintomi e delle manifestazioni cliniche. Quello che su cui la ricerca ancora non è riuscita a vincere la sua battaglia e sul eradicare l'infezione. Un conto è cronicizzare un'infezione grazie alla cura e al trattamento che deve essere somministrato per tutta la durata della vita, un conto è eradicare l'infezione garantendo la sieronegatività. Ecco, questo ancora non è possibile, ovviamente su larga scala, assolutamente no, anche se la ricerca sta molto lavorando su questo aspetto e questa sarà verosimilmente la frontiera prioritaria della ricerca nei prossimi anni. Guardi, si muore molto meno, questo è vero. L'attesa di vita di un paziente che diagnostica precocemente questa infezione in buone condizioni immunitarie è un'attesa di vita lunga, per fortuna, arriva oltre i 40 e i 50 anni. Quindi, presa bene per tempo e trattata bene con efficacia, questa infezione è controllabile. Il problema è che ci sono ancora molte sfaccettature negative. Innanzitutto il ritardo nella diagnosi è notevole. Più del 50% delle nuove diagnosi si presenta in una condizione avanzata di malattia, cioè si presenta tardi. Perché questo? Perché c'è una bassa consapevolezza, perché chi è si infettato non sa di essere infetto, perché non ritiene di essere a rischio, perché le misure di prevenzione sono ancora insufficienti. Cioè, se abbiamo buone notizie sul versante della trattabilità dell'infezione, non altrettante buone notizie ci sono sul versante della prevenzione, cioè dell'evitare di infettarsi e quindi di avere il virus. Ma io direi sicuramente molta attenzione alla protezione dei rapporti, c'è molto da fare, ci sono dati dei sistemi di sorveglianza dei nuovi casi della Regione Lazio, c'è uno studio che noi abbiamo aperto nel nostro istituto che dimostrano che oltre il 50% delle persone che si sono infettate tramite rapporti sessuali occasionali aveva l'abitudine di non utilizzare rapporti protetti, cioè il rapporto non protetto è presente in più della metà dei soggetti che poi si sono alla fine infettati. Quindi esiste un problema di protezione che è importante, esiste un problema di informazione perché il virus circola anche dove uno non si aspetterebbe di trovarlo, nel senso che oggi un po' tutta la popolazione è esposta, quindi non è possibile identificare a priori le condizioni di rischio, ma i rapporti sessuali vanno resi il meno rischiosi possibile.